Abramo. La Bibbia dice che perché Abramo è stato considerato giusto? Perché ha osservato la legge di Mosè, giusto? Quella che ragniamo? Ma neanche volendo poteva. Perché ha accettato di fidarsi di Dio. E per questo Dio lo considerò giusto. Notate, andando avanti, troveremo parecchie volte la parola salvo, salvezza. È la nostra traduzione che dice così, perché nel testo di Paolo greco e nelle traduzioni letterali, voi non troverete mai salvo, salvezza, ma sempre giusto, giustizia, giustificazione. Dikaios, dikaiosune. In greco, dikaios giusto, dikaiosune giustificazione. E invece la nostra traduzione utilizza salvezza, che in greco sarebbe il verbo salvare, sozo, sozein, che non vuol dire zozo, né zozo, no, sozo, salvare, soter, salvatore, soteria, salvezza. Non c'è mai la terna delle ultime parole che ho detto, c'è sempre l'altra. Perché Paolo qui non utilizza mai la parola salvezza, ma sempre la parola giustizia, giustificare. Essere giusto, diventare giusto, perché la discussione, la polemica è con i giudeo-cristiani. La polemica è tra lui e i giudeo-cristiani. E cosa dicono i giudeo-cristiani? Che la salvezza viene dalle opere della legge. Osservando la legge tu ti rendi giusto, cioè la salvezza, la giustizia. Ricordiamo che nell'Antico Testamento qual è la parola chiave fondamentale? Il giusto. Colui che vive secondo la legge di Mosè, osservando la legge di Mosè. E i farisei dicevano: chi è il giusto è colui che merita la giustizia, chi vive secondo la legge di Mosè. Attraverso il mio impegno io mi salvo, mi rendo giusto davanti a Dio, quindi ho il diritto di stare in piedi davanti a Lui. Cosa dice Paolo? Chi è il giusto è colui che si affida a Cristo nella fede. Perché Cristo ha giustificato. E cosa vuol dire giustificare? Presentare le scuse, giusto? Questo vuol dire per noi oggi, 2000 anni fa, la parola giustificare cosa vuol dire? Far diventare giusto chi non lo è. La giustizia di Dio nel Nuovo Testamento, in tutta la Bibbia non è mai dare a ciascuno quello che gli spetta, mai. Però soprattutto nel Nuovo Testamento diventa sempre neanche un chiamare a rendiconto, ma è un rendere giusto chi non lo è. La nostra giustizia può essere quella distributiva o quella dei rapporti interpersonali. Sì, far diventare giusto dentro, eliminare il negativo e rendere figli, per cui dicono arriverà la giustizia di Dio. è detto ben che vada secondo l'Antico Testamento, non il Nuovo. Anzi, più a livello pagano che ebraico-cristiano. Anche se nell'Antico Testamento qualche volta la parola giustizia di Dio è intesa nel senso che lui metterà a posto le cose, chiamerà a rendiconto e farà giustizia come Goel. Dio come Goel, cioè come vendicatore, è colui che si incarica di dare a ciascuno quel che si merita e soprattutto dare la prova che chi si è fidato di lui non era né un disonesto né uno stupido, ma uno che ha fatto la sua parte. Quindi ridare anche dignità a persone conculcate, eccetera. Angelino, allora Gesù quando dice a sua Faustina guarda, chi non entra con la misericordia entra con la giustizia. Vi voglio chiedere a Faustina, non c'entra col Vangelo, però sono parole dette a lei e sta a lei giustificare quel che dice. Non è Vangelo quello, eh? Sono cose belle, meravigliose, utilissime, ma non sono Vangelo. Nelle apparizioni nostre, distinguere quel che viene da lui e quello che viene dal nostro subconscio non è mai facile. Bisogna sempre stare attenti. Le mie Vangelo, infatti, possono essere rivelazioni molto utili se uno le prende, possono davvero permettere di fare un cammino di fede, anche di purificazione, eccetera. Però, se vuole avere i piedi sul sicuro, stiamo qua. Nessuna rivelazione privata è garantita. Sì. Beh, c'è di mezzo la mentalità, la cultura dell'epoca, eh. Fondamentalmente è positivo, però non è detto che ogni frase è garantita per quello. Di metro e misura per la fede c'è la parola di Dio. Il resto può aiutare. Se aiuta, lo si utilizza. Se non convince più di tanto, pure resta ambiguo,
Vede secondario.